questi aspetti qua, certamente sono stati proprio contenuti nel minimo possibile per poter gravare il meno possibile sul cittadino. Io credo che alla fine di questa esperienza annuale, al di là se c'è continuità o meno, io credo che questa amministrazione abbia lavorato con il massimo della responsabilità e credo che ognuno di noi chiude questo bilancio annuale con la coscienza tranquilla e in grado di dormire per questa responsabilità tranquillamente. Non dormo per quello che dovrà affrontare, ma per quello che dovrà fare. No. Grazie Sindaco. Allora mettiamo il punto all'ordine del giorno ai voti per appello nominale. Invidieri? Sì. Reale? Sì. La Banca? Sì. Boccia? Sì. Civigliano? Sì. Di Lascio? Sì. Forastiero? Sì. Iannarella? Sì. Messuti, Armentano, sì. Carlo Magno, sì. Chiarelli, sì. Lamboglia, contrario. Zaccagnino, contrario. Forte, no. Cosentino, La Banca, no. Con 11 voti favorevoli e 4 contrari il punto all'ordine del giorno è approvato. Allora ho una richiesta, quindi chiedo un minuto o due massimo di sospensione e devo incontrare un attimo i capigruppo. Due minuti credo agli altri, prego gli altri consiglieri di non allontanarsi perché è una cosa velocissima. E quindi mettiamo ai voti la sospensione per alzata di mano. Con 15 presenti la seduta riprende. Allora chiedo di mettere ai voti l'inversione dell'ordine del giorno e trattare in maniera il 11° punto l'ordine del giorno in maniera subito. Era questo il motivo della sospensione. La mettiamo ai voti per alzata di mano. Capovolo del consigliere Giuliano, glielo può chiedere al capovolo. Io lo chiedo al presidente. Non è il presidente. Allora, 11° punto l'ordine del giorno, esame e approvazione proposta modifica articolo 18, comma 2 regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Prego, consigliere Forte. Grazie Presidente, ringrazio tutti.
tutti i consiglieri presenti e i componenti della prima commissione. Prima di leggere il documento redatto, permettetemi di fare una battuta sulla discussione precedente, perché io credo che questa amministrazione deve essere orgogliosa da un certo punto di vista di questa opposizione, perché è simbolo di democrazia, di attenzione e di stimoli a fare sempre meglio, a fare sempre più. Perché non è che l'opposizione parte dal fatto che, come disse Paolo Sesso, non possiamo, non vogliamo, non dobbiamo. Noi quando si può, quando si deve, si riescono a fare le cose insieme, come in questo caso, come durante dei fatti avvenuti in consiglio nell'8 marzo, è successo quello che è successo, che l'ora legale era passata e non abbiamo fatto la bella figura a tutti. Quindi, andando avanti e leggendo il documento propone la modifica del secondo comma dell'articolo 18 del regolamento comunale, che dice questo: visto lo spiacevole e rispettoso episodio verificatosi nei confronti dei cittadini dell'Assise accaduti in occasione del Consiglio Comunale di giovedì 8 marzo, visto il reiterato ritardo nell'inizio di lavori di tutte le assemblee cittadine con la costante presenza di pubblico che attende impaziente l'inizio dei lavori, preso atto che la seduta della prima commissione consigliare tenutasi il lunedì 12 marzo 2012, sotto proposta del Presidente, unanimemente condiviso dai componenti dell'Assemblea, Boccia, Mendano, Chiarelli e La Palca, chiede di apportare la modifica proposta all'articolo 18 del regolamento del Consiglio Comunale, adunanza del Consiglio Comunale, quando al comma 2 dice che se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella di cui al comma 1, l'adunanza è dichiarata deserta e viene redatto verbale con l'indicazione dei nomi dei consiglieri intervenuti. La Commissione unanimemente decide di abbassare a mezz'ora il tempo di tolleranza sopraindicato, pertanto il nuovo comma sarà così articolato: se il numero legale non è raggiunto entro mezz'ora da quella a cui al comma primo, l'adunanza è dichiarata deserta e viene redatto verbale dell'indicazione dei nomi dei consiglieri intervenuti. Chiedo solamente al Presidente di votare l'immediabilità dell'esecutività della modifica. Grazie. Qualcuno vuole intervenire? La mettiamo ai voti per l'alzata di mano. Se all'unanimità se ne richiede l'immediata esecutività. All'unanimità. Ottavo punto dell'ordine del giorno, esame e l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2012-2014 e l'elenco annuale 2012. Prego, assessore. Possiamo iniziare a realizzare.
Tra l'altro, già prima non so chi lo il sindaco, non lo so chi lo diceva, che gratuito investare in assessore, gratuito investimento sorgente e durativo, sono ormai alla gara d'appalto, quindi queste sono le opere che sono potute firmare per le somme superiori a 100.000 euro. La domanda è giusto che ma il triennale non è questo qua, l'ultimo elenco nella pagina, cioè, dico qua c'è sistemazione idrogeologica del centro di ricreazione centrale, il modo di dicevi il fatto delle acque industriali, cioè la pertinenza con questo atto. È l'annuale l'ultima pagina. L'annuale. Ah, quindi nella. È annuale comunque la prima pagina, scusate. Chiediamo ai capigruppo e ai guardi consiglieri se qualcuno vuole intervenire, se no lo mettiamo ai voti. Allora mettiamo ai voti. Era primo. Ah sì, allora. No, ho chiesto, nessuno aveva chiesto. Devi sei voti? No, ho cercato che è stata approvata in commissione. Diciamo che è stata approvata in commissione come. Ho premessa. È stato approvato in commissione, l'avevo portato in commissione, no, approvato. Solo che tu non c'eri, vabbè, prego, dopo un po' la voglia. Penso che questo sia conseguenziale, sarò breve, di quanto abbiamo fatto fino ad oggi, perché in realtà erano lavori previsti già nel corso degli anni, ci auguriamo che si dia un segnale di, io ricordo la messa in sicurezza del tipo 4, diciamo, un vecchio cavallo di battaglia, come pure i lavori di sistemazione idrogeologica della sede 3000 e i lavori del centro di aggregazione sociale. Nella condizione attuale noi esprimiamo voto contrario, semplicemente perché vorremmo che questi interventi arrivassero addirittura di arrivo e che a tal proposito si iniziassero per poi iniziare a discutere di una programmazione che riguarda questa amministrazione. Grazie. Grazie capogruppo Lampoglia, capogruppo Lampaglia. Grazie Presidente Lampaglia. Va bene, anch'io non posso che dire un voto contrario, seppur guardate, fortunatamente nelle opere che andremo a fare quest'anno, ricordo, se non anche perché non ci sono più riportate nel Consiglio, perché ricordava l'assessore che parla del finanziamento del governo, quindi gestisce direttamente il commissario, sono fonti che vengono dal governo Berlusconi, quindi ne vado fiero. Per quanto concerne invece, perché ho detto che devo necessariamente votare contrario, perché io ho, qualora posso avere oppure la condivisione nelle commissioni dei lavori, della programmazione, chiedere un parere preventivo anche alle minoranze, cioè dove sono le difficoltà, dove i veri limiti del nostro territorio, e magari poi fare una, è ovvio che la programmazione è vostra, però sentirci a priori non fosse stato sbagliato. Invece ogni anno ci troviamo a leggere una serie di finanziamenti, io spero per voi, spero per il sindaco, spero per la maggioranza che tutte queste opere che avete inserito nel triennale si attuino, sicuramente dopo sarà un lustro per la prima, un lustro per voi. Bene, quindi la faccio finita qua, spero semplicemente che porrete in atto quello che avete scritto. Purtroppo, guardate, un altro consiglio comunale, leggevo, vi ricordavo che nella programmazione c'era quel famoso 1,5 milioni di euro che sono anni che si trascina per l'ammodernamento della strada della Marara, oppure vogliamo ricordare un'altra interrogazione, poi qua vedo quando vi parlavo della discarica di Marara, ecco qui dall'anno prossimo però si porta a bilancio una spesa di 250.000 euro per la bonifica del suolo, e
per giunta nel terzo anno 2.250.000 euro. Quindi prendiamo atto che c'è il problema, spero che poi arrivino i finanziamenti e le potremo porre in, in atto questi, questi interventi. Grazie capogruppo La Panga. Il mio PD è una grazie. Prego capogruppo Carlo Magno. No, giusto una precisazione, visto che è stato sollevato il problema, dice che da anni ci portiamo avanti degli interventi che sono stati immaginati eccetera. L'articolo 13 del DPR 2010-207, che poi in effetti fa riferimento al 554 del regolamento, prevede espressamente che in conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla base degli studi di cui all'articolo 11, comma 1 e 3, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire eccetera eccetera. Di conseguenza, anche a volerlo modificare, cioè, c'è un vincolo, diciamo, di normativa che ti dice tu devi prendere quello precedente e lo devi aggiornare. L'intervento previsto che non è stato realizzato, mancanza di finanziamento eccetera, probabilmente se resta questa la norma te lo porterebbe un altro 20 anni. Grazie. Ovviamente noi voteremo, dichiarazione di voto, Presidente, il gruppo PD voterà a favore dell'approvazione di questo del piano annuale triennale. Grazie. Non mettiamo ai voti per appello nominale. Reale? Sì. La Banca? Sì. Boccia? Sì. Cirigliano? Sì. Di Lascio? Sì. Forastiero? Sì. Iannarella? Sì. Vessuti? Armentano? Sì. Carlo Magno? Sì. Chiarelli? Sì. Lamboglia? Andare. Zaccagnino? Stiamo seguendo noi perché Forte, 650. La Banca? No, sordo, niente. Con 11 voti favorevoli e 2 contrari, il punto all'ordine del giorno è approvato. Nono punto all'ordine del giorno, approvazione ordine del giorno, istituzione per aree sud, linea giornaliera, trasporto di gomma per il raggiungimento di Rio Nero. Prego, assessore Reale. Ovviamente con questo ordine del giorno aderiamo ad un'iniziativa intrapresa da parte del Comune di Latro, dove ci scrive il vice sindaco Forestiero al fine appunto di sollecitare il governo regionale affinché venga istituito un servizio di trasporto pubblico per tutta l'area sud che possa servire la cittadinanza a chi utilizza il CROC, quindi i servizi per chi vive purtroppo di problemi oncologici e per i loro familiari. Credo che sarà sicuramente una lodevole iniziativa, speriamo, ci auspichiamo e colgo l'occasione anche di avere presenze diciamo collaborative negli ambiti regionali in questo Consiglio Comunale, che questa richiesta possa essere evasa. Grazie assessore Reale, qualcuno deve intervenire. Prego capogruppo Lamboglia. Beh, io penso che questa sia una cosa buona, però ricorre per correttezza istituzionale fare una precisazione. Questo è un ordine del giorno che è stato approvato anche in provincia e va dato atto che è stato portato in provincia dal consigliere Cuffaro. Penso che l'area sud. No, sto facendo una precisazione perché questo è comunque frutto di un'elaborazione che deve andare in questa direzione, però bisogna riconoscere a Cesare quel che è di Cesare,
nel senso che non è una critica, dico diamo atto, siccome è stato oggetto di strumentalizzazione a livello di territorio, perché io ma anche altri hanno una visione più ampia, dico che i comuni si attivano, ma che si riconosca anche, diciamo, la paternità di una cosa del genere, che è qualcosa che va nella direzione e sul quale abbiamo già tenuto una commissione provinciale in cui c'è la disponibilità dell'assessore Valluzzi quantomeno ad attivare, perché il problema è quello che fare un servizio dedicato può essere un servizio troppo oneroso e non giustificato per quanto concerne ad oggi le spese. Naturalmente c'è la disponibilità a farlo sull'area immediatamente limitrofa a Potenza, di stabilire una coincidenza diretta con il CROP in coincidenza con le linee che provengono dall'area sud. Si sta facendo un accertamento chilometrico per cercare di capire in che modo si può rientrare con l'accertamento chilometrico che abbiamo fatto nel controllo dei trasporti pubblici, probabilmente potrà rientrare una navetta. Dico questo per rendere chiaro quello che è il ragionamento della prospettiva, per rendere chiaro dove si può andare, perché il ragionamento è che lo stesso collocamento che il CROP ha fatto con Matera se ne sta discutendo da un po' di giorni e da un po' di mesi, e diciamo, per il fatto dei numeri, per il fatto che ci sono dei malati che versano in condizioni, diciamo, gravi e che non potrebbero usufruire neppure, diciamo, del trasporto dedicato nel momento in cui le condizioni si aggravano, allora da questo punto di vista deve essere affrontato, penso, con la tranquillità di avere un approccio e di capire a che cosa si va incontro. Quello che ad oggi è emesso dalla commissione trasporti in provincia e che l'assessore ci ha detto di accettare i chilometri e quant'altro, la possibilità di avere, visto che c'è il collegamento con il CROM al ritorno alle 2 o alle 3, all'andata, di avere una navetta dedicata idem per il ritorno. Quindi su questo penso, come ho fatto in provincia, esprimo voto positivo e penso che sia una buona iniziativa. Grazie capogruppo Lamboglia, capogruppo Carlomagno. Grazie Presidente, giusto per ricordare che l'argomento è stato portato nella terza commissione consiliare e è stato affrontato, è stato, diciamo, letto e condiviso da tutti i componenti della commissione consiliare, quindi è stato approvato all'unanimità, se non ricordo male, mi corregga il consigliere, i consiglieri che fanno parte della commissione, se sbaglio, se ricordo male. Di conseguenza il gruppo PD naturalmente voterà questo ordine del giorno. Non so se è il caso di leggerlo, lo diamo per letto perché ormai lo conosciamo tutti, insomma, abbiamo letto in commissione, quindi penso che non sia il caso. Grazie capogruppo Carlomagno, capogruppo La Panga. Sì, grazie, no, hanno ricordato prima che il provvedimento è stato votato in commissione all'unanimità, e vabbè, come non poteva essere tale, visto il tema che stiamo trattando, visto la delicatezza, visto purtroppo che il problema è vivo, si sente, e quindi è ovvio. Poi io non mi appassiono se la paternità è di centro-destra, di centro-sinistra, di centro, a me non mi interessa, a me interessa che finalmente si possa dare una risposta a quelle che sono le necessità delle persone, perché ricordo a tutti che noi ancora qui come sanità siamo deficitari, non usiamo altre parole, sennò magari riscaldiamo gli animi di questo consiglio, e allora ben vengano anche questi strumenti che però ci ricordano che l'area sud della Basilicata è veramente messa male. Quindi non posso che dire che voto favorevole al provvedimento. Grazie capogruppo La Panga, capogruppo Boccia. Giusto per confermare il voto del gruppo socialista, così come avevamo già espresso in commissione, ritenendo a un'iniziativa validissima. Grazie capogruppo Boccia, capogruppo Chiarelli. Anche io per espressione di voto e comunque per sottolineare che sicuramente un'iniziativa valida e che va in aiuto di queste persone che già hanno gravi problemi. Grazie. E se nessun altro deve intervenire, lo mettiamo ai voti. Me l'ha alzata di mano. Lo mettiamo ai voti. All'unanimità.
Decimo punto all'ordine del giorno, palazzetto dello Sport Luigi Alberti, autorizzazione affidamento in gestione dell'associazione polisportiva Lauria, approvazione schema di convenzione, prego assessore Reale. Grazie Presidente. Allora, rispetto al punto all'ordine del giorno, arriva diciamo alla, presso l'ente una richiesta in data 26 aprile dell'ASD Polisportiva di Lauria, che poi sarebbe l'associazione che gestisce e ha di fatto sempre gestito dall'attivazione ufficiale del palazzetto dello sport del nostro comune al momento della realizzazione, una richiesta di diciamo, una sorta di project financing, cioè nel senso che chiede una gestione della struttura per un periodo più lungo, esattamente per 15 anni e diciamo in compensa la società, l'associazione che gestirà tale struttura si accollerà tutti gli oneri ordinari di spese che diciamo, la struttura ne porta, oltre ad una ordinaria manutenzione e a tutta diciamo, la responsabilità che la normativa prevede. A seguito di tale richiesta, il sindaco, in data 30, chiede il parere su tale richiesta alla dirigente dell'ufficio, in questo caso l'ingegnere Papaleo, il quale esprime parere favorevole. Conseguenzialmente la giunta approva una delibera che dà l'indirizzo agli uffici per determinare appunto una convenzione che sia diciamo rispettosa delle normative vigenti. C'è da dire inoltre che poi magari se c'è la necessità daremo lettura integrale dello schema di convenzione, che nella proposta che ci rivolge l'associazione vi è anche un investimento, che in realtà il palazzetto dello sport dopo la consegna dei lavori così come lo vediamo propone anche un investimento di circa 60.000 euro che rimarranno diciamo, beni dell'ente oltre naturalmente la stessa struttura. Forse c'era una ne davamo ulteriormente lettura stamattina, c'era una situazione di carattere più formale che andava rivista, se poi magari in una sospensione di un minuto potevamo anche con i capitoli dare letture e poterlo votare quindi con questa modifica, ma ripeto che è solo di natura formale e non sostanziale. Al momento non aggiungo nulla, ascoltiamo gli interventi dell'Assemblea. Grazie assessore Reale, capogruppo La Banca. Grazie Presidente per la parola. Chiedo che sia messa a verbale. Grazie. Non lo giuro in maniera esplicita, così non posso visare quello che... Sul punto in discussione, quale esponente del gruppo PDL d'opposizione in seno al Consiglio Comunale propongo il ritiro, seppur condivido appieno l'iniziativa di affidare la gestione del palazzetto ad un'associazione locale, la quale sicuramente riuscirà a lavorare a valorizzare
l'investimento occorso per la realizzazione della struttura. Tale posizione, solo per motivi di equità nei confronti delle altre associazioni sportive di Lauria, le quali sicuramente dovranno essere convocate per raccogliere le loro proposte e successivamente verificare l'opportunità dell'affidamento alla ditta richiedente. Mi riservo per intervenire, per... è scritto male, per dichiarazione. Volevo solamente rassicurare un attimo i consiglieri, perché sento spesso che venga messa a verbale, che venga messa a verbale. Quindi voglio dire. Sì, ma Presidente, seppur quello scherzato, però non mi censurate sempre. No, non ho censurato lei e anche il consigliere La Foglia, lo dice spesso, l'ho voluto solo dire per difendere il segretario. Seppur in maniera scherzosa, mi dico che non censurate sempre solo me. Un attimo una precisazione dell'assessore Reale. Anche perché il giro di comunicarlo prima, generalmente tutti gli impianti sportivi di proprietà dell'ente hanno come dire, una gestione delle associazioni relativamente delle associazioni sportive. Ci sono un gruppo, tre impianti sportivi gestiti attraverso una gara tramite l'Associazione Atletica Amatori, c'è nel Parco del Vincolato l'Associazione Tennis Club, diciamo, quindi ogni associazione quasi di riferimento gestisce i relativi impianti. E c'è anche da dire che rispetto al palazzetto non sono mai pervenuta, almeno che mi risulta nel corso di questo anno, ma anche precedentemente, richieste di altre associazioni che ovviamente del nostro territorio che diciamo, si accollavano a questo onere della gestione della struttura. Queste erano precisazioni che ci tenevano a fare. Grazie, assessore. Capogruppo Boccia. Sì, giusto per grazie Presidente. Dunque, lì per lì anch'io non tanto sulla bontà della proposta fatta dall'associazione, dalla polisportiva Lauria, pervenuta. Lì per lì sulla durata mi era venuto qualche dubbio, però poi sono stato tranquillizzato dagli uffici, dal parere favorevole, e credo che lo abbia fatto per un semplice fatto, perché visto che si parla di investimenti ci vuole del tempo per eventualmente rientrare dalla spesa che si va a fare. Sulle altre associazioni sportive io credo che si possa fare un ragionamento uguale sulle altre, sull'interesse che si ha sui vari impianti sportivi. Credo, non vorrei sbagliarmi, che il tennis già più o meno ha una convenzione del genere, non vorrei dire qualcosa di diverso, di sbagliato, però analizzando un po' tutti gli articoli previsti da questa convenzione, mi sembra che il comune cioè, insomma, possa risparmiare sulla gestione diretta della struttura negli anni, e credo quindi di poter dire che al nostro parere socialista possa essere votato favorevolmente questo schema. Grazie, capogruppo Boccia. Capogruppo Amoglia. Grazie, Presidente. Beh, io penso che la proposta nel merito che abbiamo visto non va una piega,
Penso però che quello che diceva il capogruppo Albano, non so se dire un approfondimento in merito, cioè, capire il criterio con cui ci si è mosso con le altre associazioni, cioè, non vorrei che creando una situazione del genere si creino disparità con le, io non so, con le altre associazioni. Io pensavo sinceramente che, scordate il bene placido, una durata minore, tipo, a questo punto immaginare bandi e progetti, una cosa del genere, per capire la nostra condizione, che va il legale, capire la condizione su questo. Non, magari chiedo una sospensione per affrontarlo in maniera più approfondita, non lo so, visto che pure che, cioè, io mi sono trovato di fronte ad una convenzione che comunque pensavo fosse quella di un anno, due anni, nulla osta in favore nei confronti di creare le condizioni per una realtà di lavoro, vorrei capire, cioè, qual è la, cioè, approfondire alcuni aspetti. Grazie. Prima di sospendere il sindaco, prego. Il criterio con cui si è affrontato questa corrisponde ad una scelta che l'amministrazione ha fatto, nel senso che noi vorremmo arrivare in corrispondenza di, man mano che arrivano le scadenze delle varie associazioni che gestiscono i vari impianti, a non far gravare le strutture sportive sui costi comunali, cioè abbattere per ogni struttura sportiva tutto quello che oggi costituisce costo per l'ente. Allora, questa è una delle prime proposte arrivate in corrispondenza di una scadenza di un contrattuale che bisognava rinnovare o in un modo o formulare una scelta diversa, si è posta l'occasione di ragionarci sopra di poter avviare con questa prima esperienza questo avvio per poi ripercorrere anche le scadenze delle altre occasioni per arrivare all'effetto, perché attualmente il palazzetto costituiva comunque un costo per lei, come costituisce un costo le altre strutture, i campi sportivi, le cose, cioè, questa è anche un'altra scelta che sostanzialmente tende ad abbattere determinate cose. Tutto sta a stabilire le regole chiare, cioè, e ovviamente un incentivo per chi purtroppo si carica un costo, c'è da pure essere, se no non c'è diciamo ritorno, no? Questa è una logica di mercato ovvia, però è chiaro che questo va in questo senso, cioè, la volontà è quella di arrivare a battere questi costi che possono più volte essere solamente e hanno una, danno una garanzia maggiore di gestione per il controllo del bene pubblico, perché poi dopo alla fine quegli obblighi sono scaricati tutto sulla società che gestisce e non sulle. No, questa è stata l'argomentazione, la moderazione che ha poi determinato la discussione in ogni problema. Grazie sindaco, mettiamo ai voti la sospensione. Volete venire forse un attimo che. Chiedo scusa, consigliere Ramboli, volete venire il consigliere Giuliano? Sì, siamo d'accordo su questo. Io però bisogna interpellare le altre associazioni. Sul risparmio della legge siamo d'accordo. Ma bisogna interpellare anche le altre, cioè non possiamo fare una cosa. Va bene, mettiamo ai voti la sospensione per alzata di mano per 10 minuti. 10 minuti. Riprendiamo i lavori con l'appello. Quindi vieni. Sì. Reale. Sì. La banca. Sì. Bocce. Andiamo. Ci vediamo. Sì. E bilancio? Sì. Forastiero? Sì. Iannarella? Sì. Armentavo? Sì. Presente. Chiarelli? Aspetta. Francesco? Sì. Ah, sì.
La voglia. Se la scappino, se la chiedo che io voglio. Cagnino assente, Forte assente, Cosentino assente, La Banca. Sì. 13. Con 13 presenti la seduta, riprende, prego assessore Reale. Chiedo scusa, correggo i numeri dei presenti, sono 12. Prego, assessore Reale. Riportiamo a seguito della sospensione, riportiamo lo schema di convenzione alla votazione con le modifiche che abbiamo apportato in conferenza. Se volete. Le devo leggere? No, sono due, dai. Dunque, all'articolo 1, compreso il diritto d'uso e di superficie sugli spazi esterni, si specifica l'esclusione del campo di calcetto adiacente. All'articolo 2, in riferimento al preavviso, perché naturalmente diciamo comunque la struttura rimane in completo utilizzo del comune e eventuali iniziative prodotte da associazioni che fanno richieste al comune, per una corretta organizzazione si specifica un preavviso di almeno 10 giorni per l'utilizzo. Articolo 1 e articolo 2, poi all'articolo 10 vengono eliminati i titoli deleghe, qualora al termine della durata contrattuale il comune intenda riaffidare gestione del bene in questione, in sede di ricerca dell'affidatario dovrà dare precedenza alla proprietà di condizione alla medesima società. Ecco, queste vengono eliminate. Grazie assessore, capogruppo Lamboglia. Grazie Presidente, io semplicemente per dire che il progetto lo condivido come esposto dalla conferenza dei capigruppi, mi sembra un ottimo progetto, però ribadisco, secondo me c'erano delle cose formali da approfondire che richiedevano, la maggioranza ha ritenuto opportuno procedere comunque. E io, siccome mi sembra un buon progetto, avevo chiesto diciamo solo di approfondirlo, di portare qualche parere legale e quant'altro, vi annuncio che abbandono l'aula. Grazie capogruppo La Voglia. Capogruppo Carlo Magno. Grazie Presidente, il mio intervento è giusto per esprimere il voto favorevole del PD sull'argomento. Ritengo che la proposta di deliberazione che è completa di parere tecnico, parere quindi espresso dal dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Lavoriglia, dall'ufficio tecnico è stato espresso il parere tecnico sulla delibera, e praticamente va nella direzione di dare la possibilità all'associazione che oggi rappresenta oltre confine il comune di Lauriglia, in quanto la società partecipa al campionato di serie B di pallavolo, debba essere in qualche modo presa in considerazione e aiutata in questa attività, e mi sembra oltremodo naturale. Condivido anche quello che diceva il consigliere Lamboglia Mariano sul fatto che lui dice e asserisce che comunque la gestione deve essere assicurata per tutta una serie di motivi ad un'associazione di Lauriglia.
quindi su questo penso che ci debba essere la massima condivisione da parte di tutti quanti i consiglieri e quindi penso che sia un fatto positivo per l'amministrazione, cioè essere consapevoli che con questo affidamento ad un'associazione che è consolidata sul territorio, che ha delle radici sulla Lavonia, certamente porrà l'associazione nelle condizioni di poter gestire al meglio quello che è la struttura e di elevarla anche, diciamo, nelle attrezzature e nelle possibilità di far effettuare gli interventi di un certo livello nel comune di Lavonia. Mi rendo conto c'è un problema per quanto riguarda la entità della convenzione, cioè del problema dei 15 anni che sembrano tanti, però il problema è che la tempistica, cioè i 15 anni, sono dettati da un fatto importantissimo, cioè sono in diretta relazione all'investimento che la società va a... perché noi abbiamo preso visione anche del progetto che è stato legato del preventivo di spesa per realizzare alcuni interventi per rendere il campo, l'impianto fruibile al massimo. Di conseguenza, se rapportiamo 60.000 euro di investimento a 15 anni, significa che sono circa 4.000 euro all'anno. Se poi consideriamo gli interessi eccetera eccetera, perché si tratta di un'anticipazione che fa la società, 60.000 euro li caccia adesso e quindi li ammortizza tra 15 anni, mi sembra che anche in un fatto prettamente di contabilità e contabilità sia una proposta da condividere e da poter approvare. Grazie. Grazie a tutti. Grazie giusto per ampliare il ragionamento fatto prima. Come il consigliere Lamboglia, il progetto è valido e credo che come anche il sindaco ha detto nel suo intervento, questa tipologia di convenzioni venga nel futuro estesa anche ad altre associazioni che hanno interesse nel gestire degli impianti comunali, cioè punta da apri pista man mano che si arriva a scadenza anche, quindi, anche per le altre associazioni che hanno interesse a effettuare a gestire con anche un minimo di investimento gli impianti sportivi comunali. Grazie. Grazie capogruppo Boccia. Va bene, io ho la mia posizione è chiara, io l'ho letta prima e quindi non posso che confermare quanto detto. Io ho onestamente non ho detto che sono contrario al progetto, anzi sono contentissimo che un'associazione di Lauria, ripeto, di Lauria, si prenda il carico di una struttura, fatto pochi anni fa. Però l'unica cosa, e ho espresso prima in conferenza di capogruppo anche all'assessore, che non concepisco il perché di questa fretta, il perché non interpellare anche le altre associazioni, se non altro per una questione di equità. Ripeto e resto fermo dal parere che è un bel progetto e quindi nessun affidamento ai nostri concittadini, associazioni del nostro paese. Quindi seppur con imbarazzo io non posso cambiare la mia posizione, quindi faccio come il capogruppo dell'altra posizione e abbandono anch'io là. Grazie capogruppo Banca, assessore Leale. Una precisazione prima del voto, erroneamente io nell'indicazione delle modifiche ho accettato il numero, anche l'articolo numero 2 che non doveva essere menzionato, quindi le modifiche attengono soltanto all'articolo 1 e all'articolo 10. L'articolo 2 per quanto riguarda il preavviso rimane integralmente così come era stato prodotto. Grazie assessore, quindi lo mettiamo ai voti per appello nominale. Allora, Ricchidieri? Sì.
Reale. Sì. La Banca. Sì. Boccia. Sì. Cirigliano. Sempre. Sì. Di Lascio. Sì. Manca. Forastiero. Sì. Iannarella. Sì. Argentano. Sì. Carlo Magno. Sì. Chiarelli. Assente. Lamboglia. Assente. Zaccagnino. Assente. Forte. Assente. Cosentino. Assente. La Banda. Assente. Con 9 voti il punto all'ordine del giorno è approvato. Se ne richiede l'immediata eseguibilità, chiude la zetta di mano. All'unanimità. Grazie, buonasera a tutti, dopo il 18.